per il grano, come mai in passato era tutto in abbondanza. Era un anno fertile per il grano, come mai in passato era tutto in abbondanza. Quelli che erano malati cronici e che tanto desideravano la morte consegnarono finalmente con un sorriso l'anima a Dio, l'anima a Dio, l'anima a Dio. Nei giorni dei grandi temporali il cielo era rosso, la pioggia portava con sé la polvere dei deserti d'oltremare. I vecchi dissero: ci sarà la guerra. I vecchi dissero: ci sarà la guerra. Nessuno prestò credito alle loro parole e nessuno fece nulla. Nessuno fece nulla! Cosa si poteva fare contro la profezia? Solo cantammo per intere giornate, fino a restare senza voce, per poter consumare tutte le vecchie canzoni, perché non ne restasse nessuna che venisse sporcata nel tempo, perché non ne restasse nessuna. Quando intravedono il primo cadavere per strada, le persone voltano la testa, vomitano e perdono i sensi, vomitano e perdono i sensi. Senti il tremore per primo nelle ginocchia, poi ti manca l'aria, ti gira la testa. Sono di aiuto in questi casi l'acqua fredda e leggeri schiaffi. Se lo svenuto non rinviene, sdraiatelo sulla schiena e sollevategli le gambe in aria. Se il cadavere di quel giorno era un suo parente o comunque un vicino, non permettetegli di avvicinarsi e di guardarlo. Le ferite causate dalle granate sono in genere causa di un nuovo svenimento. Le ferite causate dalle granate sono in genere causa di un nuovo svenimento. E non si ha tanto tempo a disposizione, mai, non si ha tanto tempo a disposizione. È raccomandabile piangere, è raccomandabile piangere, è raccomandabile piangere. Fa bene al cuore, ma neppure per questo c'è tanto tempo. Non c'è mai molto tempo a disposizione. Se la città è in stato di assedio, occorre mandare i più coraggiosi a tentare di portare i sacchi di plastica opachi per i cadaveri. Se questi non tornano, bisogna avvolgere i morti in lenzuoli bianchi. Mi raccomando, coprire i morti o nei sacchi o con lenzuoli bianchi. Non è raccomandabile seppellirli senza. Fa diffondere il panico, fa diffondere il panico. E la paura della morte diventa facilmente la paura di finire sepolti allo stesso modo, senza uno straccio bianco, senza un pezzo di plastica nera intorno. La sepoltura si svolge di notte per motivi di sicurezza. La sepoltura si svolge di notte per motivi di sicurezza. Perciò, prima della sepoltura, bisogna accertarsi per bene dell'identità del defunto. Nel caso di corpi dilaniati, bisogna stabilire con precisione i pezzi che appartengono a ciascun corpo. Se si verificano ugualmente degli errori, è meglio evitare di ammetterlo successivamente. Tanto, per i morti, è lo stesso. Se vicino alla persona che è stata sepolta sul posto dell'uccisione si trovano altre parti di corpo e si è però già provveduto alla sepoltura, non bisogna gettare i resti nella spazzatura, poiché lì in genere arrivano i cani affamati. Poi in genere arrivano i cani affamati. La cosa migliore, se si ha tempo e voglia, è di raccogliere in un sacchetto tutto quello che è rimasto e di seppellirlo in superficie vicino alla tomba. Bisogna stare attenti però che non se ne accorgano i familiari, perché loro concepiscono il cadavere come un tutt'uno e tale frammentazione rappresenterebbe per loro una ulteriore, dolorosa frustrazione. In guerra nessuno è matto, o almeno ciò non si può dire nei confronti di nessuno. Molti di quelli che erano matti prima della guerra si mettono in mostra molto bene come combattenti coraggiosi e sono convinti delle idee dei loro capi. In guerra nessuno è intelligente, non devi credere alla verità di nessuno. Le lunghe disquisizioni sull'insensatezza della guerra del professore di una volta in un batter d'occhio si trasformano in un selvaggio grido di guerra appena egli viene a conoscenza del fatto che il suo bambino è giù, morto, per la strada. Non ricordarti di nulla, prova a dormire senza sonno, devi ornarti di amuleti e abbi fede nel fatto che ti
qualsiasi sogno, abbi fede in qualsiasi segno, ascolta attentamente il tuo ventre, la pancia, agisci secondo le tue sensazioni. Se pensi che non bisogna camminare per quella strada, allora vai per un'altra strada, fidati. Non devi avere paura di niente, la paura genera paura, la paura genera paura, ti blocca. Devi credere fermamente di essere stato prescelto a restare vivo, non lasciare i lavori compiuti a metà, salda i debiti, devi essere pulito sempre, non fare nuove amicizie, già con quelle vecchie avrai abbastanza preoccupazioni. Leggi i tuoi ricordi, le fotografie, le prove scritte del fatto che sei esistito. Se tutto brucia, perdi tutto. Se ti prendono tutto, dovrai dimostrare anche a te stesso che una volta eri. Ammassa tutto nei sacchi di plastica, seppellisci nella terra, mura nelle pareti, nascondi e solo ai tuoi più cari svela la mappa per raggiungere il tesoro. Non ti legare alle cose, non ti legare alla terra, non ti legare ai muri, non ti legare alle case, ai gioielli, alle automobili, agli oggetti d'arte, alle biblioteche. Trasforma in denaro tutto ciò che ha ancora un prezzo, trasforma in denaro tutto ciò che ha ancora un prezzo. E tuttavia, non legarti in alcun modo al denaro. Appena puoi, scambialo con la tua libertà. Appena puoi, scambialo con la tua libertà. Ti servirà per cambiarlo con la tua libertà. Non dire ciò che pensi, non essere così stupido, perché appena pensi non appartieni più a loro, appena pensi non appartieni più a loro. Non tacere perché non possano pensare che pensi a qualcosa, parla così, giusto per parlare. Se ti imbatti nel pericolo, non essere coraggioso. Anche spinto dalla disperazione, non essere mai coraggioso. Tenta di sopravvivere. Fai tutto quanto hai le tue possibilità. Soltanto stai attento a non mettere altri in pericolo con i tuoi tentativi. Finché non sei morto, sei vivo. Mi sembra abbastanza comprensibile. Non togliertelo mai dalla testa. Se devi sacrificarti, fallo per le persone a cui vuoi bene. Non farlo mai, in nessun modo, per delle idee. Il tuo sacrificio verrà giudicato dagli altri, sempre, in maniera scorretta, a seconda della loro coscienza e della loro prospettiva. Le idee passeranno, si rovineranno, diventeranno comiche. Le idee passeranno, si rovineranno, diventeranno comiche. Se resti vivo, vedrai quanto sarà difficile continuare a credere in loro. Infine, non credere mai di essere il signore della verità. Nessuno lo è. A te è sembrato in questo modo, a un altro è sembrato diversamente. Mantieni per te il pezzetto della tua verità. Servirà soltanto a te. Servirà soltanto a te! Rinuncia al diritto di scrivere, al diritto dell'assedio. Non contrapporti ai nomi di quei morti che sono stati scelti come eroi. Non sperare di riuscire a mettere a posto qualcosa, neanche un'ingiustizia rimasta in sospeso. In quel momento, quando hai intravisto il primo cadavere sulla strada, la storia del dopoguerra era già scritta. Poi ci metteranno solo i nomi delle persone, delle città, delle montagne, i baluardi che si sono gloriosamente difesi. E i baluardi che sono gloriosamente caduti. Non c'è posto qui per la tua verità. Non c'è posto qui per la tua verità. Ora che sai tutto questo, prova a proteggere te stesso e forse a salvarti la testa. Se non ti riesce, almeno non ti annoierai. Se non ti riesce, almeno non ti annoierai. Se non ti riesce, almeno non ti annoierai. Non ti annoierai.